Nasce Peschiera Parcheggi, la società a responsabilità limitata amministrata da Roberto Core per la gestione dei parcheggi a pagamento. Il capitale della società è partecipato dall'amministrazione comunale e gli introiti saranno reinvestiti in opere dedicate alla mobilità. Molte saranno le iniziative di sviluppo e promozione di nuove forme di mobilità. A breve, ad esempio, 251 posti auto saranno a disposizione a ridosso della nuova stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove tra l'altro avrà sede Peschiera Parcheggi. La società nei prossimi 3 mesi provvederà all'assunzione di personale specializzato nel settore. Il vice sindaco e assessore alla mobilità Fiorilli presenta la nuova società. Sì, finalmente è una società che si occuperà non soltanto di parcheggi, lo farà in maniera seria e stabilmente, ma di tutto ciò che riguarda la mobilità alternativa come il car sharing, il bike sharing, il pool sharing. E quindi una società che si occuperà di mobilità in maniera seria, chiaramente in stretto contatto con l'ufficio mobilità del Comune di Pescara. Da ieri, 1 marzo, la società è entrata in funzione effettivamente, quindi chi sta sulla strada oggi è sotto l'insegna di Peschiera Parcheggi, e io credo che nei prossimi mesi avremo delle belle novità in termini di parcheggi, in termini di infrastrutture per la mobilità, tutto questo in stretto contatto con gli uffici comunali. Inoltre il vice sindaco chiarisce la questione delle nuove tariffe sui parcheggi. Bisogna chiarire sicuramente che non sono 3 euro ma soltanto una differenziazione dell'orario delle tariffe, 1,50 euro per la mattina e 1,50 euro per il pomeriggio. 3 euro sono soltanto per chi rimane l'intera giornata sull'area di risulta, è sicuramente una delle tariffe più basse in Italia, questo va chiarito, e comunque un abbonamento mensile per chi ha necessità di stazionare tutto il tempo, assolutamente congruo, di soltanto 30 euro, quindi credo sia accessibile davvero a tutti e non bisogna parlare di aumento ma soltanto di differenziazione di orari.